Allora, riprendiamo dopo la breve interruzione di prima. Dopo aver fatto un circuito oceanico, tali scale. Scale. Quello l'abbiamo fatto. Ora c'è l'interruttore di quella porta. Oppure forse ci conviene andare qui. Ehi, hey Spyro, lo vedi questo muro? Scommetto che muori dalla voglia di sapere cosa c'è di là. Se mi dessi qualche gemma in più, potrei ricordarmi come si fa ad abbassarlo. Va bene. Ah, sì, la sfolgorante bellezza di quelle gemme mi ha risvegliato la memoria. Ah, dai. Lo devi acquario. Questo qui. Ah, ok, l'ingresso. Va bene. Vogliamo il più possibile qua. Ciao Spyro, questa porta si apre solo se hai tutti e sei i talismani della foresta d'estate. Una volta che la porta sarà aperta, troverai Ripto e Crash nella segreta. Immagino che ancora ci manchi qualcosa. Effettivamente, questo non l'abbiamo fatto. La porta lassù, proviamo ad aprire la porta. No. C'è un'altra porta. Come si apriva? Il gradiero c'è sicuro qualcosa, ma mi serve un modo per poter come minimo planare un po'. Qua non vedo nulla di genere. Io faccio così, ma quella lì è passata. Andiamo qua. Con i bastoni elettrici hanno prosciugato tutta l'acqua. Per riaprirla bisogna che qualcuno attivi gli interruttori che stanno sorvegliando. Pensiamo noi dopo aver preso le gemme. E vieni.
E qui annegano. Ok, ma non dove devo andare? Qua? Oh! Qua è male. Aia. Ciao Spyro, sei più forte di quanto sembri se sei arrivato fin qui. Ma non riuscirai a superare gli squali metallici che ci sono più avanti. Potrei prestarti il mio sottomarino per una modica cifra, naturalmente. Vabbè. Con te è un piacere, Spyro. Per abbassare un muro ne ha chiesto 400. Squalo al 100%, garant. E però c'è... Per prendere più gli scrigni, come si farà? Ma dove ci deve essere? Perché? Paura. Nel cuore delle bottiglie. Bene. No, questa non li posso bruciare. L'acqua è tornata nel nostro mondo. Ecco il talismano delle torri acquaria. Tienilo come ricordo. Tutto qui. Ok. Però mancano. La gemma manca. Un momento, questa cos'è? Allora con questo andiamo velocemente di qua. Dov'è? Oh, no, c'erano gli altri. Spara, spara. No! Parami. Parami. Ma devo rifarlo. Porca che miseria. Va bene. Facciamolo. Questo. Invisali. Andare giù per il tubo. Abbiamo la gemma, gemma, spara, 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 spara.
Almeno adesso abbiamo superato la metà. Ah, non vedo niente. Prendi però. La colorazione. Ma dovrei vedere dove sono le altre. Sono numerate ma non le ho spente. Qualcosa che non trovo. Qua c'era il 4. No, era 3. 4. Dove sono andato? Non ricordo. Un 5, una 2 non l'ho trovato. Le torri 1 e 2 non l'ho trovate. Quello sicuramente che siamo andati. Ho visto qualcosa? No. Allora. Allora, vediamo se riusciamo ad arrivare. Rapidamente di là. Rapidamente è una parola da bussi. Perfetto. No, di qua c'è il sottomarino. Io devo andare perché gli squali li abbiamo già fatti per una volta, quindi non ci daranno altri motivi. Questo. Dove lo trovavamo all'inizio? Mi sono perso. Non è. Qua c'è questo. Qui sotto. Dammi un attimo sta fiammella. C'è una cosa che devo fare. E te? Di sotto. Mi diceva 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dovrebbe essere pronto. Ben fatto, Spyro. Ora che hai
i 6 talismani, la porta si aprirà. Boh. Prima che tu vada nella segreta, vorrei raccontarti di come Ripto e i suoi sono arrivati ad Avalar. Vedi, la settimana scorsa, nella tundra d'inverno, il professore stava lavorando a dei nuovi super portali. Ecco, l'ultima sfera ora è a posto. Vediamo. Ci servono solo delle coordinate. Sì, tipo 22475. È il mio compleanno. No, Hunter, no. Cosa? Perché nessuno di voi... Dove siamo? Niente draghi, fantastico! Crash, torna a prendere le valigie. Ci fermiamo qui. Salutate il vostro nuovo re! Professore, lo spenga! Presto! Oh cielo! Oh cielo! Non vedo l'interruttore! Temo di essermi rotto gli occhiali! Crash! Attraversa il portale, idiota! Dì alle tue amiche di spargere le sfere in tutta Avalar! Presto! Subito le sfere! Ah, piccola creatura spregevole! Vi annienterò! Che pessime notizie per Avalar. Hunter, perché non l'hai inseguito? Oh, ecco, io volevo inseguirlo, ma... sbaglio o ha detto che non gli piacciono i draghi? Professore, se catturassimo apposta un drago... Sì, sì, penso di sì. Avremo bisogno di un mondo con un allineamento più adatto a intercettare simili creature. Che ne dite di Barlume? Un boss fight. Va bene. Quindi... Non è proprio sveglio. Ok. Aia. L'avevo colpito.
No, Crash! Hai anche riuscito a sconfiggere quel sempliciotto, ma Gulp ti darà tanto filo da torcere. Fatti sotto, dai! Gulp, vieni subito qui! Distruggilo e fagli tanto male! Cosa? Gulp, tirami fuori di qui! Addio, drago! Che fifone! Quel riptone ha fatti abbastanza di danni. Le sue azioni mi sono costate una fortuna. Se non fosse per Spyro, sarei sul lastrico. Spyro. Se Ripto fosse qui, ma una Y. Perché Spyro? Anzi, farei sicuramente di più. Ero campione di pugilato ai tempi dell'università. E ricordo ancora qualche mossa. Prendi questo. E questo. No! Ma tu. Oh, nuovo livello. Vedi. Cerchiamo tutto quello. Si può cercare. La leggenda narra che qui c'è un portale per Zefiro e che io so come attivarlo. Inoltre, se non ricordo male, la leggenda dice anche qualcosa a proposito del fatto che attivarlo costa una piccola cifra. Grazie per le gemme, Spyro. Con tutti questi soldi potrò aprire un lucertola burger a Desolazione Scheletrica. Ci andiamo dopo. Io voglio una ragazza. Questa qua non l'ho vista, strano. Pobrezza non c'era anche nel primo. Non è un nome esilio. No, finalmente ci insegnerà ad arrampicarci. Dai. Bene, bene. Scommetto che a un drago ricco come te non dispiacerà spendere qualche gemma per imparare ad arrampicarsi. Posso insegnartelo io per una somma modesta. Certo.
Non te ne pentirai. Allora, quando vedi un muro che sembra scalabile, come quello alla mia sinistra, saltaci su e mantieni la presa con le unghie. Puoi spostarti su e giù normalmente, premi di nuovo salto per scendere a terra. Puoi anche saltare di lato per raggiungere un'altra area scalabile. Doveva dircelo. Potevamo farlo fin da subito, eh? Vabbè. Salve Spyro, questa porta è bloccata, ma credo che basterà l'energia di qualche sfera per aprirla. Ah, vedo che ne hai raccolto un bel gruzzolo. Bello. Un sacco di bello. Facciamo tutto con un giretto, prendiamo tutte le gemme che ci sono. Posso farti entrare in quel piccolo castello laggiù in cambio di qualche gemma? Che ne dici? Sono anni che da quel portale non passa nessuno. Non avrei mai pensato di trovare un fesso, un cliente scaltro come te, Spyro. Quasi un leggero. Te ne mancano per cosa. Di nuovo il letto. Non andiamo. Farti accedere al circuito gratis, Spyro. Dico davvero, purtroppo le regole del circuito mi impongono di applicare una piccola tariffa. Saggia decisione. Scommetto che un drago veloce come te si rifarà della spesa in men che non si dica. No. Si può usare per saltare fuori da lì, no? Spyro, Ripto e Gulp si nascondono in una stanza del castello sotto di noi. Per forzare la serratura e raggiungerli ti servono tutti e 14 i talismani. Ah. Vabbè, siccome la strada per tornare indietro è molto lunga. Devo farlo dal menu. Aspettarci un tempo. Per adesso possiamo arrampicarci. Forse può essere una buona idea tornare un po' indietro.
Ah, solo 31. Sì, va bene. Allora, quindi di erano? Era questo che... Oh. Abbiamo installato delle lampade anche in questa grotta, ma sono ancora più difficili da accendere. Dovrai assolutamente usare il potenziamento super... Facciamo poi 10 tizi. Così andiamo a affrontare il percorso. Una gemma è rimasta. E dove? Ah, questo. Io. Qual è la sesta? Ah, quella. L'avevo proprio vista. Meno male che non ha tempo. Ok, quindi siamo una gemma rimasta. Il problema è che potrebbe essere ovunque. Dovrebbe letteralmente essere ovunque. In mezzo, nemmeno. No. Sotto. No.
sopra no, è abbastanza piccolo, ci sarebbe avvicinati abbastanza a tirarlo. Qua invece no. Dietro? No. Ah sì, grazie benissimo. Abbiamo già un server di lancio. Ora. Un mezzo. Devo stare che ci sia sfuggita. Qua. Dietro in qualche angolino. Eccolo. Quelle lucertoline hanno divorato il mio intero raccolto di gemme. Bel tiro. Ma non l'avevo già fatta sta cosa. Una. Ma perché c'è una volontà di misura? Dentro questo è proprio irritante. Dove è il faccio un'altra cosa. No, non c'è proprio niente qui. Facciamo perdere il recupero dell'ultima gemma, lo facciamo tutto bene. Allora. Iniziamo da qua. Mm.
Va bene, dentro non c'è nulla, no. Abbiamo quel tizio. Ehi, Drago, sei un tipo coraggioso, eh? Ho scommesso con mio cugino Gluck che non riuscirai ad attraversare la desolazione senza bruciature. Vedremo. Questo? Oh. Oh, non cade. Andiamo di qua. Questo si brucia? Bello. Aia. Vi brucio tutti. Colpito e affondato. Ah, prendiamo. Il nostro villaggio è stato invaso dalle lucertole di lava. Puoi eliminarle cosa? Prima che mangino i miei piccoli amici? Ora ti abbasso il ponte, così puoi passare. Vabbè. Ma prima. Oh no. Lo facciamo qua. Ti prego. No, non c'è niente sotto. Ben fatto, ragazzo. Prendi questa cosa luccicante che abbiamo trovato. Ti aiuterà nei tuoi viaggi. Bene. Di nuovo. Dov'è? Semplice, una cosa molto cavolo. Non ce l'ho tutta via. Un altezzo.
quello che mi sbaglio. Sembra così a volte. Non c'è nulla. Non c'è qua dietro. Che cucina. Non c'è nulla. Va bene. Ah, c'è il dinosauro, infatti. No. Ok. Uno di otto, dicevo io, mi sembrava un po' semplice che l'osso sia la reliquia. Vabbè, non è un problema, infatti no, così. Io va bene, ma poi ci penso tu. Prendila. Non riesco da qua. Adesso qua non è la bandina. Dove è finito l'osso? Vabbè. Ahia. Una ragione quella, mi sono bruciacchiata. Va bene, gli ospiti di lava stanno... Ottimo, hai attraversato la desolazione. Ero sicuro di vincere la scommessa. Mio cugino Gronk è stato uno stupido a puntare contro un drago. Ti ringrazio, prendi questo talismano. No, no. Continuiamo a girovagare.
cosa? Ah, ecco lì. Abilità per tutti i cactus. Ah, no, fatto bene. Un altro punto abilità. Un altro di Gastrelli. Ah. Vabbè. Vediamo che altro possiamo prendere. Ah, qua siamo all'inizio. Ho visto, questa. Ah, giusto. Lì c'è la, lo screen. Ah, qua sopra. Ah. Ok, ci giochiamo a nascondino. Oh no. Allora, quello secondo me era da 20. Mi sembrava che ci fossero. Eccolo. Ok, nell'altra porta all'ingresso. Penso che facciamo prima di qua. Di qua. Guarda qui. Più dietro. Esattamente, dietro a queste rosse.
Mi mancano 45. Posso essere nascosto. Manca anche una... una talismana. No, un talismana. Una trasfera migliosa. Sei tu. Saranno insieme, parlo di niente. Vai a trovare. L'abbiamo vista. Proviamo qua sopra, ma qua non c'è niente. Qui non c'è nulla. Non ha nulla, nemmeno. Ok, forse ho capito dove si nasconde. Parliamo. Oh, avvio. Grazie, Spyro. Ora posso ricomporre il mio amico. Ti prego, accetta questa in segno della mia riconoscenza. Me l'ha lasciata una fata un po' di tempo fa. Ok. Però non posso inquadrare senza lui. Ahia. No. Questa era proprio immeritata. Vabbè. Aia. Come ti permetti? Allora. Oh, perfetto. Ed è 100, no? Ma non è più rivederci.
Bene. Poi... No, proprio questo. Ghiacciaio. Va bene. Bravo perché... Spyro, i maghi dei ghiacci hanno imprigionato il nostro capo, lo sciamano Tuk. Che sfortuna. A salvarlo? È urgente. Hai biglietti per la partita di hockey di stasera a Valle di Colossus. Va bene. Ok. Poi. Liberiamo un po' di eschimesi qua. Come ti perdo? Non avete nulla da dirmi. Ascolta, ti aiuteremo ad arrampicarti su questo muro. Va bene. Bene, pianeggiata. Quindi così. Cos'è quello? E soprattutto... Dici che posso semplicemente notare? Bene. L'appartamento ad Arricos che volevo da tanto tempo. Vai, attraversa il ponte. E basta. Potrei affari. Mi prendono a colpi di palle di neve. Non si fanno queste cose. Maleducazione. No, lui furbo, ti buffa da un po'. Ah, ok. No, non penso di sfidarlo solo. Tutta l'area è infestata da raccapriccianti piranha. Se tu sapessi volare, potresti liberarci da loro.
Ma resuscitano. Lo fanno. E allora non ha senso. Aia. Bravissima. Grazie Spyro, ora reggiti forte e vada quello che c'è sotto di te. Facendo. Bella miseria, che tira effetto. Ai, c'era proprio bisogno di farmi cadere una palla di neve da 2 tonnellate sulla testa? Tieni, prendi questo cristallo. Ho ceduto i biglietti della partita di hockey per averlo. Non ancora. Non ancora, perché manca un po' di roba, no? Mangia di bella, mangia. Ma dai, è blu come l'acqua. Vai, no. Oh, il gatto delle linee mi fugo. Pura merenda fa. No, no. No. Torno indietro. Vieni. Calma.
che sia salvo. D'ora in poi farò più attenzione. Qui con me ho solo questa pallina luccicante che ho tirato su pescando. Puoi prenderla tu se vuoi. Non c'è un'altra, ma non... Il segreto di trovarla. Vabbè, dai. Vabbè. Lo faremo più avanti. Beh, non ho capito.